cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35. Eccoci di nuovo, un'altra intervista. Tra poco conosceremo meglio e più da vicino un altro elemento dello staff di Cartomanti Europei. Cartomanti Europei, una grande organizzazione di cartomanzia, tra le più grandi in Italia, tra le più seguite in Italia e nel centro Europa. Cartomanti Europei, che insomma definirlo centro di cartomanzia è sicuramente un qualcosa di molto restrittivo, perché Cartomanti Europei mette a disposizione veramente un ampio ventaglio di servizi, di occasioni per sfamare, no? La fame appunto di previsioni che un po' tutti quanti noi abbiamo. Dalle 7 del mattino alle 2 di notte allo 0773 49 35 35 per il contatto forse più veloce, più diretto, che è quello telefonico, oppure attraverso il nostro sito che è www.cartomantieuropei.com. Lì c'è proprio, si apre una finestra importante per mettervi a disposizione e mettervi a conoscenza, portarvi a conoscenza di tutte le cose che si possono fare attraverso Cartomanti Europei. Non solo quindi cartomanzia, ma anche l'astrologia, la numerologia e poi lo shop, il forum, insomma la possibilità veramente di godere appieno di tutte le possibilità, di tutte le chance, di tutti i servizi che questo grande centro vi mette a disposizione. Uno staff preparatissimo, a partire dai centralinisti che già sapranno dalle prime parole orientarvi verso la persona che fa ad hoc, che va a genio al vostro problema, alla vostra circostanza, fino ad arrivare appunto ai nostri cartomanti, di cui oggi abbiamo un ottimo esempio. Salutiamo Cristian. Salve a tutti. Come stai, Cristian? Anche tu bene? Anche tu poi nessun problema, perché fai la televisione qui a Cartomanti, sì, Europei, quindi sei anche molto seguito con le dirette che vanno in onda sia su YouTube che sul nostro sito. Insomma, Cristian, che è senz'altro uno dei, come dire, dei piloni portanti di Cartomanti Europei. Cristian, allora, un mestiere difficile questo qui, una passione difficile, no? Passione da portare avanti. Sì, più che altro, ecco, definirei appunto una passione che mi porto dentro da tanto tempo e ne vado veramente orgoglioso di tutto quanto. Magari quello anche che i riscontri che diamo qui dentro, poi già lo hai manifestato tu prima, quindi voglio dire, personalmente mi ritengo fortunato di essere capitato proprio qui in questa famiglia, se tanto lo dobbiamo dire, proprio perché anche qui abbiamo la possibilità, ho avuto la possibilità di crescere veramente, e questo è un grandissimo onore per me, questo lo devo sottolineare. Senti Cristian, ma a tuo modo di vedere la cartomanzia e i cartomanti, e a tuo modo di vedere anche la tua stessa immagine di cartomante, quali sono le doti, le caratteristiche che ognuno di voi deve avere? Ma doti e caratteristiche, io personalmente mi ritengo, ma non perché sono qui davanti a te o davanti alla TV e cose del genere, però innanzitutto bisogna avere sicurezza, penso, come posso definirla? Comunicazione. Comunicazione innanzitutto, ma ti ripeto, personalmente penso di avere quel qualcosa in più, ma non levando a nessuno, per carità santa, però riesco a capire da subito, appena ho una semplice telefonata, qual è il problema. Ed è lì che me ne capacito veramente, quindi riesco a dare quel consiglio che serve. Molte persone magari chiamano e mi dicono: Cristian, questo consiglio già l'ho fatto, sono 3 mesi magari per qualche ritorno di amore, cose del genere. Io riesco a dare quel consiglio in più che serve, ed è lì che ho i risultati. Ecco, di questa questo, cosa ne questo, vado, beh, certo, c'è da andarne ovviamente fiero, magari il percorso è anche lo stesso, però riesco a dare quel pizzico in più. Poi essendo uomo, magari quando chiama una donna i comportamenti di un uomo bene o male li sappiamo quali sono. Poi sei anche il primo maschietto che intervistiamo, in realtà è vero. E sicuramente ci saranno delle differenze tra le persone che scelgono di rivolgersi a una donna piuttosto che a un uomo. Ma
Quindi come hai iniziato? Io ho iniziato da... Calcolo che la mia storia la sanno un po' tutti, bene o male. Già all'età di 7-8 anni giravo per casa, avevo nonna ai tempi che... Cioè, io invece che giocare magari con i pupazzetti e le situazioni, bene o male, vedevo nonna che applicava queste cose dentro casa, c'era via varie persone, ma io ancora non capivo bene la situazione. E da lì è stato tutto un crescere, poi ho capito nonna che cosa faceva e si vede che mi ha trasportato quello che... Poi ho continuato, diciamo, la sua strada e ne vado veramente fiero. L'unica cosa che vorrei puntualizzare, che mi dispiace tanto, è che ancora ad oggi forse qualche telefonata mi capita, nel senso la cartomanzia non deve essere solo, esclusivamente, sì, c'è il lavoro, c'è l'amore, cioè... Le persone si devono abituare, magari se apro le carte e vedo una situazione che non può essere, cioè di accettare anche il cosiddetto no, se non è certo. Possibile di andare avanti, se non ci sono dei riscontri che posso darti, prendo e non è che me ne lavo le mani per insufficienza, per carità, però devo avere una base. E molte persone magari questo ancora non l'hanno capito bene. Certo, ne vale anche, credo, l'etica professionale, no? Sì, molto, molto. La serietà delle persone molto. Che poi... Sennò sarebbe troppo facile dire sì, c'è l'amore, ok, andiamo avanti. No, se non c'è l'amore, non c'è l'amore. Ecco, uno deve accettare fare i conti con la realtà. Sì, poi, no? Bravissimo, certo. Accettare no, io questo vorrei. Senti, molti colleghi, molte colleghe, in realtà ti ripeto, sei il primo uomo che intervistiamo in questo ciclo di trasmissioni. Hanno detto, ci hanno raccontato, un po' imbeccati da me a dire il vero, però si sono in molti ritrovati in questa cosa che alla fine di un consulto uno si sente bene perché se ha fatto bene il consulto, anche con le regole che tu stesso dicevi a proposito di etica, si sente utile, si sente soddisfatto. Ti ritrovi anche tu in questa Mi cosa? Mi sento pieno di energia, io è un'energia che ho dentro, Pasqua. Questo è il fatto, faccio un consulto, sì, ma già da come imposto il consulto, già capisco la persona, già nel mente del discorso, già mi viene fuori un qualcosa da dentro, quindi riesco a percepire un qualcosa e a fine telefonata so di aver fatto o di aver detto una cosa giusta. Poi, ovviamente, dopo giorni e giorni, rivieni richiamando la stessa persona, dicendo, Cristian, magari, cavolo, ho fatto per 3 mesi quello che, tra l'altro, mi hai detto l'altro giorno, non ho avuto riscontri, tu mi hai dato quel pizzico in più e siamo arrivati al dunque, cioè lì è ancora motivo ulteriore ancora di soddisfazione. Beh, mi piace molto la sicurezza di Cristian. Grazie Cristian per essere stato con noi, grazie per come dire, averci dato la possibilità di conoscerti un pochino meglio, no? E di averci dato del tempo per capire un po' più approfonditamente questa sicurezza. Anche Cristian, quindi, un membro dello staff di Cartomanti Europei, lo ricordiamo, un centro di cartomanzia tra i più grandi, tra i più importanti e soprattutto tra i più seguiti in Italia e non solo in Italia, anche nel centro Europa. Come dice Cristian e come hanno detto altri colleghi, una famiglia più che un centro di di cartomanzia e soprattutto qualcosa in più, perché è in grado di offrirvi una serie veramente illimitata di servizi. Non mi credete? Accingetevi ai contatti di Cartomanti Europei 0773493535 oppure il sito www.cartomantieuropei.com. Grazie ancora. Grazie a te, Cristian. Pasquale, grazie a tutti. A presto. Cartomanti Europei. La cartomanzia al suo mondo. 0773 49 35 35